Amici, oggi si torna in Islanda, uno dei posti al mondo che amo di più perché abbiamo una missione importantissima, quindi mi raccomando, allacciate le cinture e rimanete fino alla fine del video. Non vedo l'ora di portarvi nuovamente con me nella terra del ghiaccio e del fuoco, dove fa freddo e l'energia costa molto poco perché hanno un sacco di geotermia a disposizione da sfruttare. Infatti, ho scoperto che l'Islanda è uno dei luoghi preferiti per il mining di criptovalute, perché il clima può refrigerare i computer e l'elettricità non gli costa tanto. È un argomento secondo me molto interessante che, se volete approfondire, guarda un po', c'è Young Platform a vostra disposizione, Young Platform che supporta il video e il viaggio di oggi. Young Platform, exchange 100% più importante italiano, che ha creato un ecosistema completo pieno di roba gratuita e interessantissima, che ha come scopo il creare consapevolezza e istruire anche i meno esperti per rendere a loro accessibile il mercato delle criptovalute. Partiamo dall'app totalmente gratuita Young Platform Step, all'interno della quale è presente la sezione Academy, gratuita, una specie di Wikipedia, rubriche scritte, video di approfondimento che vi permettono di imparare tutto su questo mondo partendo dalle basi fino alle nozioni più complesse. C'è anche un progetto al suo interno che si chiama Crypto Attack con Giovanni Mucciaccia. Andatevelo a vedere. Un'altra figata dell'app Young Platform Step è che potete guadagnare la vostra prima criptovaluta, il loro token YNG, completando alcuni quiz, sfide, obiettivi o anche solo camminando, così da ottenere benefici, sconti o anche un primo budget per acquistare criptovalute. E fin qui tutto gratuito e a scopo informativo. Poi, per chi vuole iniziare a muovere i primi passi oppure conosce già questo mondo, c'è Young Platform Exchange, app semplice e facile da utilizzare. Al suo interno, tra le varie funzioni, c'è anche quella salva danaio, andatevela a guardare. Tutto super sicuro, vigilato interamente da Banca d'Italia, full compliant, opera solamente con banche italiane, e anche la versione pro per gli utenti più esperti, fino a zero commissioni sulle operazioni. Insomma, date un'occhiata alla piattaforma, facile e completa, costruita per tutti gli utenti, trovate il link qua sotto in descrizione. Se vi registrate tramite il link ed effettuate un primo deposito di almeno 50 euro, potete ricevere un bonus di benvenuto fino a 25 euro, ma soprattutto scaricatevi l'app gratuita Young Platform Step che trovate linkata qua sotto in descrizione. Grazie Young Platform per aver supportato questo video, questo viaggio, questo canale. Adesso vi auguro buona visione. Inizialmente la mia estate sarebbe dovuta andare in maniera diversa, perché avevo pianificato di rimanere a casa tutto il mese di agosto per lavorare, montare video e portarmi avanti in vista dei lunghi viaggi delle prossime settimane. Unica piccolissima vacanza quei 5 giorni passati a Montelago con gli amici, perché è un appuntamento sacrosanto, importantissimo. Il giorno in cui siamo partiti per Montelago succede una cosa che mi fa capire che i miei programmi sarebbero cambiati. È tornato a eruttare il vulcano in Islanda. Allora amici, io l'altra volta la lava non l'ho vista, l'eruzione è durata tipo da marzo a settembre, però io sono andato in Islanda ad ottobre, quindi ho potuto vedere solamente la colata lavica solidificata. Era ancora calda, ma non era la lava che usciva. Io la lava che esce non l'ho vista, ma non l'ho proprio mai vista nella mia vita, quindi questa è un'occasione che non posso perdere. Ho deciso quindi che, tornato a Montelago, avrei organizzato un viaggio veramente last minute per fare anche solo 2 o 3 giorni in Islanda, con l'unico scopo di fare il trekking per vedere il vulcano, che tra l'altro mi hanno mandato la foto oggi. Si è formato il cratere. C'è un sacco di gente che conosco su, in Islanda praticamente mezza si vola, e ho visto delle immagini fuori di testa. Quindi c'era da trovare i voli, abbastanza costosi, una macchina a noleggio, costosa pure quella, un posto per dormire, anche se in realtà lì avrei una soluzione. Ma la cosa più importante, visto che sapete che non mi fa proprio impazzire il viaggiare da solo, serviva un compagno di viaggio, che dovrebbe arrivare tra 1 ora e mezza. Nel frattempo devo sbrigarmi a finire di preparare la borsa e anche lo zaino dell'attrezzatura, perché partiamo praticamente stanotte. Ti piace la pasta al pesto che ti ho preparato? Sei uno chef stellare, non stellato, stellare. Ogni viaggio che faccio con te è preceduto dal momento in cui ti aiuto a fare un po' di selezione delle cose che... Grande classico. Cioè... Io mi ricordo ancora quando siamo andati in Romania, che mi hai svuotato tutto lo zaino e mi hai fatto fare il viaggio con un paio di mutande. Zio, 6 magliette. Abbiamo alleggerito il bagaglio, adesso si va a letto perché alle 5, anzi alle 4 ci dobbiamo svegliare. Raga, è successa una cosa che è dell'incredibile. Veniamo da Starbucks e per la prima volta azzeccano il numero di C nel mio nome. Cioè non lo azzeccano i clienti nelle mail, lo azzeccano da Starbucks. Mentre a Nelson hanno scritto Nason. Anche voi tra i commenti mi scrivete Niccolo con 2 C. Lo so che magari non fate apposta, però io ci rimango sempre male. No, non è vero. Oggi l'hanno azzeccato. Sono molto felice. Anche del fatto che siamo già a Malpensa. Non me lo aspettavo, ma siamo in orario. Se fossi stato con barba scura avremmo perso il volo. Le uniche volte che in vita mia ho rischiato di perdere il volo sono state per colpa tua. Io ho queste in mente, queste corse folli con te. Tranquillo. Rischiare di perdere il volo è tipico del Nick. Siamo
siamo arrivati. Credo sia la mia settima volta in Islanda. Ah, sono a casa. Stamattina eravamo a fare ad Adda. E adesso siamo in Islanda, spoiler. Ovviamente appena arrivati abbiamo subito noleggiato la macchina, come al solito quella più economica, ma ci hanno comunque pelato perché costa tantissimo un noleggio auto in Islanda. Poi mettici il secondo guidatore e l'assicurazione proprio si lievita. E abbiamo iniziato a guidare immediatamente in direzione di Duce Scrolla. Chiuso? Comunque da notare noi tutti con la zuppetta light. E poi arriva Duccio che ha svaligiato il buffet praticamente. Pochi posti al mondo in cui si sta bene come in Islanda. Pazzesco, mi sento a casa. Abbiamo preso su dalle autostoppiste, ma non abbiamo neanche fatto un video. Abbiamo parlato del fatto che ieri sera c'era l'aurora boreale. Volevo scendere, ma c'è una piccola palude. Allora, e anche oggi la doccia ce la siamo fatta. Mi ha affidato un attimo la telecamera, questa cosa qui è fighissima. Mi piacerebbe averti come cameraman. Davvero? Quando ci siamo fatti tutto il giro di Islanda con la macchina partendo dall'Italia, questo sole magari non, l'abbiamo sole. Mai visto. Ma tu queste cose quando mai le avevi viste? No, fra, io ti devo tutto. Andiamo a mangiarci una carrot cake? Buon posto, abbiamo risolto se andare dietro con la carrot cake. Questa è la carrot cake più buona del mondo. Oggi una carrot cake pazzesca, incredibile, mondiale. Ridono i ragazzi, ridono, ma ci sta. No, comunque è pazzesca questa carrot cake, è delicatissima. Se venite in Islanda, chiosco la carrot cake. Sai che non l'ho mai presa questa, però raga, se Duccio vi consiglia una torta, anche se non siete tipi da dolci, dopo che avete fatto il bagno sotto una cascata con questo sole in Islanda e stamattina devi fare ad Adda, non la mangi. A quanto pare siamo arrivati. Questo dovrebbe essere il nostro cottage per stanotte. La chiave è dentro. C'è nessuno? Ma è veramente bellissimo. Qui ci sono quattro letti e un bagno. E andando di qua ci sono altri quattro letti e un altro bagno. Ma poi c'è anche tutta la parte fuori super carina. E anche la nostra hot tub privata. E qua ci sono io. E siamo anche ospiti. E nulla di tutto ciò era programmato, perché stasera avremmo dovuto dormire a Keflavik. Siamo nuovamente puliti. Direi che è arrivato il momento di uscire a caccia di... Madò, che colori, zio. Vieni a vedere subito. Non male come prima giornatina in Islanda. Ma questa è una bandona. Raga, davvero, siamo finiti in Toscana. Balle a perdita d'occhio. E un tramonto là dietro che ci sta salutando. Finalmente, direi, perché è anche arrivata l'ora di andare a cenare. Ma non prima di aver goduto ancora un momento di tutta questa bellezza. Questa è una delle cose che preferisco dell'Islanda, il fatto che ti puoi circondare di niente. Noi siamo sempre costantemente circondati dal tutto. Invece qua arrivi e sei nel bel mezzo del nulla. Ah, respirare aria buona, il freddo, il vento, ghiacciai azzurri, le nuvole rosa, i campi stranamente verdi e un cielo esagerato. Sono commosso. È stato veramente un bel cambio di programma questo viaggio in Islanda. Uno, via! Che bello aggregarsi ai gruppi non miei per stare tutti in compagnia. Ti piace, Nelsi? Queste patatine sono troppo buone. Sono le più buone al mondo. Quanto è fiero Scrollino della sua nuova maglietta all'attacco dei Mega Puffin. Ma tra l'altro abbinato al calzino. Dopo questa sei stato promosso a cliente. Sì. Comunque sono le 23:17 e finalmente le ultime luci della giornata ci stanno salutando. Tra l'altro fa molto meno freddo adesso. Questa è una boiata, fa un gran freddo. Io sto da Dio, non c'è il vento. Questo frate è un po' collassato. Io sono più distrutto di voi, torniamo verso ovest. Ciao ragazzi, agli amici del vlogghino. I chicchi del vlogghino. Ciao. Visto che siamo in piedi dalle 4:30 del mattino, ora italiana, la cosa più sensata da fare sarebbe
decedere a letto. Decedere. Questa sera potrebbe esserci attività. Quindi mi sa che ci conviene tipo dormicchiare un attimo e svegliarci nel cuore della notte. Perché nei giorni scorsi, ragazzi, il gruppo di Scrolla e Duccio hanno visto un po' di luci nel cielo. Cos'è questo rumore? I caloriferi? Sì. Allora, io ho trovato queste salviette da culo nella macchina, sono lì da un'estate 2020 e sono sabbia. Quando viaggiate, raga, sempre portare le wet wipes. Vedremo se avremo il coraggio di alzarci tra un po'. One hour later. Allora, vi giuro che speravo che non ci fosse niente in cielo per tornare a dormire. Invece si vede. Vero? Sì, molto molto debole. Se vai tipo al centro, guardi in alto, ci sono delle strisce. Non ci credo. Non ho mai visto l'aurora boreale prima del mio compleanno, è incredibile. È aurora a tutti gli effetti questa, che io sto indicando e non sto vedendo in realtà, perché ho un flash di Nelson puntato, altrimenti non vedete nulla voi. È una figata, ho fatto qualche fotografia così a mano libera senza cavalletto, perché non era prevista l'aurora boreale ad agosto, però sì. Prima sera in Islanda, aurora. Sei contento, zio, che hai già visto l'aurora? Buonanotte. Comunque, raga, se vi trovate in Islanda o in Lapponia e nel cuore della notte siete indecisi se uscire o meno per controllare se ci sia aurora boreale o no, fatelo, perché noi potevamo rimanere a letto e invece l'abbiamo vista. Che aspetta, buonanotte. The next morning. Buongiorno piccolo Nessi. Buongiornissimo. Buongiorno macchinina. Comunque questo cottage sembra uscito da una fiaba. Il cielo così azzurro in Islanda mi sembra altrettanto irreale, come anche la temperatura, ma penso che quello sia solamente dovuto all'assenza di vento. Andiamo a fare colazione. Ci siamo presi anche un po' di pranzo al sacco. E mi raccomando, se venite in Islanda, provate lo skyr al caramello salato. Hai preso il coffee? Sì. Troppo buono. All'apparenza potrebbe sapere un po' di succhi gastrici, però in realtà è molto buono. Comunque andiamo perché ci aspettano i ragazzi. Gli ho detto di iniziare il trekking, però magari li raggiungiamo. Che bella arietta congelata che c'è. Mi sa che ci conviene camminare un po' veloci, così ci scaldiamo. Dobbiamo andare da qualche parte là dietro. Questo è uno dei pochi posti in Islanda in cui non sia ancora stato. La cosa bella è che c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere ogni volta che vieni. E questo posto si chiama Hengisvedid. Noi siamo qui e il trekking dovrebbe durare circa un'oretta per raggiungere un fiume caldo. Qui bisogna stare molto attenti quando si respira, non tanto per le solfatare, ma per i moscerini che ti fanno la kamikaze in gola. Ma che bel caldino che esce da qua. E che buon profumo soprattutto. Guarda quanti moscerini. Ah, va. Neanche a farlo apposta ne ho respirato uno. Ah, che meraviglia. Trekking col piumino. Più che altro sono curioso di sentire se sia già calda l'acqua. No, è congelata. Mi sento perennemente fuori allenamento. Cioè le gambe vanno senza problemi, è il fiato che mi manca. Da quando sono stato male in Bhutan non sono più lo stesso. Però i trekking danno sempre soddisfazioni, soprattutto questo. Guardate che bella cascata. A giudicare dal parcheggio pensavo sarebbe stato tutto pieno di gente. Probabilmente sono già tutti su. Mi sto godendo dei bei pezzi in solitudine, solo che ho perso Nelson. Ah, ok, ho capito perché era pieno di cacca sul sentiero. Perché c'è qualcuno che viene su coi cavalli e poi li parcheggia qua. Tutti stippati in questo piccolo recinto. Siamo arrivati. C'è un po' di gente, ma pensavo peggio. Il buon Funzio. Il buon Nick. Questo fiume caldo è veramente il paradiso. Ok, belle le terme e il buffet delle terme, però vuoi mettere? Metto un po' Sky perché sono veramente tanti incidenti. Molto bello. La bellezza di questo posto è veramente disarmante. Però ora che è andato via il sole inizia a fare davvero freddo. E io sono col costume, perché ho avuto la bella idea di fare il bagno in mutande, che ovviamente sono bagnate. Quindi adesso trekking col costume al ritorno. Però questo posto è veramente eccezionale. Mi stupisco di non essere venuto prima. E vorrei anche tornare in acqua in realtà, perché era davvero calda. L'acqua più calda arriva da là, ma questo ruscello è bello freddo. Quindi due corsi d'acqua si mischiano e raggiungono la temperatura ideale in questa zona. Lì è molto calda, oltre a
quel punto non puoi più andare, perché verresti letteralmente lesso. Non sei affascinato da tutta questa geotermia? Ho i piedi pieni di fango sotto le scarpe e i calzini. Io no. Io quando ci siamo rivestiti sono tornato in acqua per lavarmi i piedi, salire sul legno. Poi queste piscinette avranno l'acqua anche un pochino stagnante, ma sono davvero comode. Tra l'altro non è bello solamente il fiume caldo, anche il trekking per arrivare qui mi è piaciuto un casino. Ciao ciao fiume caldo, ci tornerò. Adesso facciamo la nostra bella discesa, che secondo me sarà anche un pochino spacca ginocchia, ma ci sta. Con il nostro Funzio. Grande Nick. Andiamo in guest house. Non sono mai stato nella guest house Si Vola, la vedrò oggi per la prima volta. O meglio, ci sono stato perché quando la dovevamo prendere sono andato io a vederla, ma non sono mai stato in guest house da quando è diventata guest house Si Vola. Siamo letteralmente invasi dai moscerini. Cioè, guarda che roba. Sto parlando, ma se ti entrano in bocca. Non so se l'ho registrato prima, l'ho detto del signore. Sì, non l'ho detto. Praticamente. Guarda. Dove? No, però di fianco. È andato via. Prima abbiamo beccato un signore geniale che teneva con due bacchette da trekking, racchette da trekking, un cappello alzato, perché così tutti i moscerini andavano sul cappello. Non so per quale motivo. Perché è sudato. È per il sudore. Scusate. Oh, ma non riesco a fare una clip senza tutti questi moscerini di mezzo. Io approfitterei anche di questa cascatella per lavarmi un pochino le scarpe, perché le avevo parecchio infangate. Il perro del trekking. Troppo feste il perro del trekking. Bau bau micio micio perro del trekking, indicaci la via. Quant'è? 1200. Abbiamo acquistato un Funzio, andiamo a farci un altro giretto. Ogni tanto puoi beccare delle foche, ma oggi non ci sono. Ah, eccola là, guarda là, la vedi? In acqua? Sì. A momenti mi commuovo alla vista di quel bellissimo van come il mio, o meglio come quello che avevo io. In tutto ciò sono ancora in costume. Dobbiamo fare molto piano perché non dobbiamo spaventarle. Sono esattamente qui davanti. Stiamo provando ad avvicinarci per riuscire a vederle da una prospettiva diversa, ma il pericolo è che vedendoci e sentendoci arrivare, magari sentendo anche il nostro odore, si buttino in acqua, pensando a noi come un pericolo. Ma sono veramente rosa queste alghe. Bene, la missione foche è stata un successone. Ne abbiamo viste un sacco, ma soprattutto, anche se meno delle altre volte, io non le avevo mai fotografate e filmate così da vicino. Cioè eravamo letteralmente a 10 metri di distanza. E poi c'era quella piccolina bianca che ci sorrideva, ci guardava, era stupenda. Eravamo talmente rapiti da lei che non ci siamo resi conto che poi ce n'erano tipo altre 5 poco distanti. Tutte belle spaparapacchiate sugli scogli. Già che c'eravamo abbiamo deciso di fare un salto su Marte, e la cosa che preferisco fare quando arrivo qui è correre dentro la coltre di vapore. Madonna mia. Oddio. Che puzza di uova. Siamo arrivati in quel posto che... Dov'è? Spiac. Che noi amiamo chiamare fare perocolo. È bello perché il vapore è caldissimo, chiaramente. Ma quando ti spruzza l'acqua addosso è freddissima. E poi c'è pure il vento. E adesso siamo a Faradabba.
Nelson, dove sei? A fare gli scemi in mezzo al vapore ci siamo chiaramente infradiciati. Direi che è arrivato il momento di andare in guest house. Sta esplodendo la macchina? Raga, questi sono i nostri van comprati in Italia, portati in Islanda. E adesso andiamo a vedere la nostra guest house. Per la prima volta per me. Quando sono entrato l'altra volta non c'era assolutamente nulla. Che figata! Quanta roba c'è in questa sala comune. Gruppo Erasmus, questo è l'ultimo gruppo di Funzio che gli hanno regalato la foto. Guarda i regaz! Ai coordinatori più guasconi che esistono, ma anche più passionali, che questo strumento vi aiuta a rendere immortale ciò che è solo di passaggio. Che figata! È proprio bello, questo posto è casa per voi. La nostra è la numero 3. Questa è la nostra stanza. Festeggiamo la bellissima giornata di oggi con una pizza molto speciale. È una Mister Safari, perché è un incrocio tra la Mister Funzio e la pizza Human Safari. Quindi è ventricina che arriva direttamente da Vasto. Un saluto agli amici di Vasto, con il blue cheese che è il sostituto del gorgonzola. Buon appetito. Mai avrei pensato di mangiare una pizza in Islanda. Di la verità che con me era scontato che avessi mangiato una pizza in Islanda. Guarda qua che spettacolo. Veramente buono. Il blue cheese è davvero arrogante, come piace a me. Stavo anche dimenticando. È veramente spettacolare. E dopo questa super pizzetta da 23 euro andiamo in guest house ad accoccolarci sotto quei bei piumoni. Sono cotto. Allora ragazzi, noi adesso andiamo a letto perché siamo disintegrati. Forse vi ricorderete del fatto che noi siamo... Forse vi ricorderete del fatto che siamo venuti in Islanda apposta per salire in cima al vulcano per vedere la lava. Non l'abbiamo ancora fatto, come mai? Perché a quanto pare si è spento tutto, ma ne parleremo meglio nel prossimo episodio. Buonanotte.